Ragazzi, com'è andata questa giornata di Fantacalcio? Mi raccomando, scrivetemelo qua sotto nei commenti e aggiornatemi anche con la vostra situazione di classifica. Erano anni, anni, ma parlo veramente di anni solari, che non mi succedeva una cosa del genere. Mai vista una cosa del genere in vita, o meglio, non la vedevo da tantissimo tempo. E onestamente parlando, che qualcosa del genere mi va a succedere oggi, a me non mi serve assolutamente a nulla. Detto questo, bentornati, dicevo, non sta a bestemmiare, quindi hai vinto. Aspetta, io vi chiedo se volete continuare a vedere questa serie, semplicemente di supportarla lasciando mi piace. Vi ricordo che lasciare mi piace è gratis, non costa assolutamente nulla. Se vi iscrivete e attivate la campanella ogni volta che pubblico qualcosa, resterete sempre aggiornati, non vi perderete più neanche un contenuto, ma soprattutto, ragazzi, mi farebbe piacere qualora si iscrivessero i ragazzi che mi seguono sempre, che apprezzano i contenuti del mio canale, ma che ancora non lo hanno fatto. Per voi è una stupidaggine, una cosa insignificante, ma vi assicuro, ragazzi, che per me fa tutta la differenza del mondo. Due canali di calcio e uno extra calcio. In descrizione, come sempre, compariranno qui durante il video. Questa settimana giocavo contro Sim e Q-Fort, che dovrebbero essere Shalebum, Chef Franco, il figlio, loro tre erano, c'era qualcun altro, vi mando un grosso abbraccio, ciao a tutti. E onestamente parlando, vi dico la verità, non sono più abituato a vedere cose del genere. Provate a scorrere indietro nei miei contenuti e cercate un contenuto dove mi è successa una cosa simile. Penso che, ragazzi, dovete tornare all'anno in cui ho vinto il Fantacalcio, quindi se non sbaglio forse il 2019, 2018 addirittura, ho vinto il Fantacalcio, qualcosa del genere. Quindi sono passati parecchi anni, è una situazione che mi sta lasciando particolarmente spiazzato. Io comincio da loro, vi faccio vedere quello che hanno combinato loro e poi andiamo a quella che è la mia rosa, a quella che è la mia formazione, a quello che ho combinato io. Ovviamente, ragazzi, in porta no, non c'avevano scelte perché hanno preso i tre portieri di una squadra singola, quindi la scelta era obbligata, ma ti giocano contro la Lazio e insomma la Lazio in casa, no? Può creare pericoli, difficoltà e via dicendo, e invece Magnan da imbattuto, ragazzi, 6 più una 7. Quindi non cominciamo per niente con il piede giusto. Schierano una difesa a 4 e ti vanno a piazzare Milenkovic, che prende la sufficienza, quindi un voto abbastanza tranquillo. Zanoli che prende 5, quindi sicuramente per me un voto positivo che un minimo va a compensare, no? Il 7 totale che prende Maignan con l'imbattibilità, ma comunque l'imbattibilità di un portiere, ragazzi, in sé compensa con 5 e va bene. Adesso vedrete anche perché dal lato mio. Di Lorenzo che ti prende la bellezza di 6,5, quindi che ti rialza un minimo, no? Il livello della difesa. E poi avevano schierato Lazzari. Lazzari che non ha giocato, che non ha preso il voto e di conseguenza ti va ad entrare, ma non sarebbe cambiato nulla, perché anche con Rodriguez sarebbe stato lo stesso discorso. Gli subentra Acerbi che prende una sufficienza. Quindi dal punto di vista della difesa, ragazzi, non hanno fatto tutto sto granché e siamo tutti d'accordo. Passiamo al centrocampo. Loro hanno schierato un 4-4-2, quindi 4 difensori, 4 centrocampisti e 2 attaccanti. Probabilmente per, no, per scelta, perché c'avevano riserve e calciatori per poter ipoteticamente, eventualmente, fa anche 4-3-3, 3-4-3. Hanno fatto semplicemente una scelta. Ah no, ecco per quale motivo. Perché in panchina, ragazzi, non erano sicuri di avere il posto, rischiavano di giocare in 10 e va bene. Locatelli gli prende 5,5, ricordate questa valutazione. Szyslov gli prende 6,5, Lobotka gli prende 6,5, quindi comunque voti alquanto alti,
e Adli gli prende 5,5, ma è stato ammonito, di conseguenza il voto diventa 5. Io qui mi devo alzare comunque, perché già mi ero fatto un film, ragazzi, e il film era il seguente. Due calciatori che in Serie A stanno tornando alla ribalta per motivi diversi. Uno perché mancava dalla Serie A da un sacco di tempo, un giocatore che si è perso per strada, è tornato ma sta facendo bene, soprattutto in fase realizzativa coi calci di rigore, adesso capirete chi è, e un altro che è tornato in Serie A perché si è fatto un mese di Coppa d'Africa, ma parliamo di uno dei calciatori, degli attaccanti più forti in assoluto della Serie A. Non so se avete capito, e non so se avete capito, dovreste aver capito tutto quello che è successo di conseguenza, perché c'è la linea sottile, come cantava Ligabue, tra una situazione e completamente l'opposto. E vabbè, solitamente queste cose succedono a me. Loro ti schierano Niang, calciatore dell'Empoli, che ultimamente, no, Nicola, calciomercato invernale, via dicendo, abbiamo visto tutti, Niang ha già fatto 2-3 gol in Serie A, tra un rigore e una cosa e un'altra, quindi capite bene, strano che non ha segnato in una partita poi come quella contro il Cagliari, quindi tiratissima, dove le possibilità di vedere Niang segnare erano elevatissime, non ha segnato, ma soprattutto Victor Osimhen. Ragazzi, per la... non accadeva, non lo so io da quanto non accadeva, che avessi un avversario che ha schierato un calciatore che gli ha sbagliato il calcio di rigore. Solitamente succede a me. Vi ricordate quest'anno? Mi sarà successo 15-16 volte e non sto esagerando. Addirittura una volta, mi ricordo, non mi ricordo se era quest'anno o l'anno precedente, due calciatori che mi sbagliano il rigore. Due calciatori che mi sbagliano due rigori, uno per parte, tutti e due messi titolari. No, è successo quest'anno, 4 o 5 giornate fa. Quindi Osimhen gli prende 6-3. Niang, non mi ricordo se l'ho detto, gli prende la sufficienza. Voi capite bene, con l'imbattibilità di Maignan e un voto basso come quello di Osimhen, realisticamente avranno fatto sì e no un gol, no? Forse sono riusciti ad arrivare a 66. Vi leggo la mia formazione. Ragazzi, non era scontato questa settimana, per quanto poi Rui Patrizio ormai non lo posso più scegliere, no? Perché ha perso il posto da titolare, ma tra Martinez e Consigli... non era così facile fare la scelta che ho fatto. Dice no, perché comunque, no, Martinez del Genoa gioca contro l'Inter. Se andiamo a guardare, no, la situazione calcio di rigore, che non ci stava assolutamente, avrebbe subito solamente un gol Martinez, no? Una persona normale davanti a quella che è la peggior difesa del campionato, ossia quella del Sassuolo, non so se avete visto, non avrebbe schierato titolare Consigli. Io ho schierato Consigli titolare, che tra l'altro, ragazzi, mi prende 6-1, 5. Quindi, ok, Maignan gli prende 6+1, 7, ma potevo rischiare l'imbarcata, perché il Sassuolo è questo, ragazzi, poteva tranquillamente prendere 3 gol, perché lo fa praticamente tutte le settimane. Ci vuole coraggio a fare la scelta che ho fatto io, e sono soddisfatto, orgoglioso di me stesso, orgoglione di aver fatto questa scelta. Quindi 6-1, 5. Avessi schierato Martinez sarebbe stata 7-2, 5, quindi sarebbe cambiato praticamente assolutamente nulla. Tutto questo discorso è inutile, non avevo visto il 7 di Martinez, però perlomeno dal punto di vista dei gol ne ha subiti meno Consigli. Ho schierato la difesa a 3, come tutte le settimane del resto, e ho scelto Mancini, ma la paura sta settimana di giocare con uno di meno era altissima, perché tra un turnover e Oisen che non è detto che gioca, e perché tutti i difensori stanno messi bene, e Faraoni che non gioca, Darmian che fa turnover, insomma, c'avevo Calabria che ha perso praticamente il posto di ora, c'avevo paura di giocare in 10, e il minimo dei difensori che devi schierare è 3, basta, non ci stanno più aste di riparazione, quindi questi sono i calciatori che mi devo portare fino alla fine della stagione, eh? Ok. Mancini voto 6, Doig mi prende 5,5, quindi comunque, ragazzi, dicendo schifo, però mi aspettavo pure di peggio da Doig, cioè potenzialmente mi potevo aspettare pure in 3, e ok, perché Doig questo fa, cioè ha fatto schifo quest'anno, sempre, dovunque e comunque. E poi ho schierato Faraoni, ragazzi, ha perso tra virgolette il posto da titolare, appena arrivato praticamente, ma era partito abbastanza bene, no? Poi nel frattempo abbiamo visto tutti le prestazioni caiote, una cosa e un'altra, e non sta a giocare più ovviamente, te pare, no? E io l'avevo preso quando giocava nel Verona, però dico non me lo tolgo, perché sai com'è, mo alla Fiorentina, no, tra uno scocciato, una cosa, do così, una cosa e un'altra, magari mi dà la possibilità, no? Non gioca più, bene? Quindi non mi gioca Faraoni, e io primo panchinaro, ragazzi, avevo schierato Darmian.
poi ho messo Calabria e poi ho messo Oisen. Alla fine tutti e tre hanno giocato da subentrati, strano, e tutti e tre hanno preso 6, quindi non sarebbe cambiato assolutamente nulla. Andiamo avanti perché io da Cop Maniers non pretendo niente, non pretendevo nulla sta settimana, mi prende 5,5, ecco magari l'ammonizione potevi evitarla, diventa 5 in totale, mi ha fatto tanti bonus ultimamente, quindi te poi sta tranquillo e calmo là per questa giornata, poi alla prossima magari se mi fai qualche bonus mi fai contento, ma oggi non te dico niente, vabbè, in totale ammonizione è 5. Frattesi che tra un infortunio, un mezzo acciacco, una cosa e un'altra, alla fine Inzaghi l'ha risparmiato, non ha giocato, mi subentra e qua forse ho fatto la scelta più sbagliata possibile. Lovric 5,5, c'avevo Chiasi e Duda che hanno preso entrambi 6, quindi mezzo punticino lo potevo rosicchiare, ma col senno di poi è facile parlare. Poi ragazzi, Zaccagni dice ha fatto una buona prestazione, prende 6,5. Questo l'anno scorso, a quest'anno so, c'ha 15 gol probabilmente, quest'anno se ce n'ha uno o due è grasso che cola. Calciatore centrocampista più pagato di tutti, alle buste l'ho pagato un botto, manco volevo, e ecco che psicologicamente ho capito perché mi sono reso conto, hai fatto la cazzata quando ho offerto troppo, ecco perché non lo volevo, non lo volevo perché dentro di me sapevo che ne avrebbe fatto un cazzo quest'anno. 6,5. Penso che questo è il voto più scandaloso mai visto in vita mia. Alcaraz, con tutto l'assist che fa, prende 6,5. Cioè, 5,5 più assist, 6,5. Cioè, come se ne ha fatto l'assist praticamente. E ok. Passiamo agli attaccanti perché Luca mi prende la sufficienza. Si dice, potevi scegliere Teki che ha preso 6,5, che insomma ci ha avuto possibilità, non mi sono affidato. Dico, Luca c'è una partita più abbordabile, proviamoci, no? Magari la volta buona che ha buttato dentro, no, ha buttato dentro manco per sbaglio, il mezzo punticino in più di Teki sarebbe stato qualcosa. Poi ragazzi, Nzola e Lindstrom senza voto per entrambi, ormai Nzola c'ha un e proprio, ho fatto la scelta più sbagliata possibile, in questo caso faccio mea culpa perché dico vabbè arriva Belotti, però Belotti pure a Roma non è che giocasse così tanto, Nzola è stato proprio completamente messo in disparte ed era sempre la prima scelta da italiano, eh? Va bene, Luvumbo mi prende 6 e non me ne frega niente che non fa bonus manco lui perché poi mi salva la vita Paolo Dybala sta settimana, gol e assist 7,5, in totale 11,5. Quindi, senza starsi a lamentare tanto, seppur non per il risultato maturato, ma ragazzi, adesso ci arriviamo, mi devo lamentare per altre cose, alla fine questa giornata la sfango e la vinco 69,5 a 63. Loro non arrivano manco con il rigore sbagliato da Osimhen, l'avesse segnato ragazzi sarebbe stato un pareggio tutta la vita ovviamente, eh? Questo è poco ma sicuro. E quindi vinco questa partita, sono curioso di vedere non tanto il calendario, ve lo faccio vedere rapidamente qui, vabbè, diamoci un'occhiata, Asorca che vince con Allegri 1-0, Brothers Beer che perde 1-0 con Plus Valencia, vabbè io che ho vinto 1-0. Temptation Island 3-0 contro i Brognolis, ragazzi, e Fossa delle Parmigiane perde 0-1 contro Sindrome di Touré. La situazione classifica è questa, la cosa che mi fa più incazzare. Aggiornatemi, ma avete detto nello scorso turno che dovevo essere a meno 3 dalla vetta, senza la fantasfiga. Tutta la sfiga che io ci ho avuto dall'inizio di questa stagione, dovrei essere a lottarmi il titolo a meno 3 dal primo posto. E non lo so oggi, io vi metto la classifica qui perché tanto continuo a non saperla leggere, se poi mi spiegate il ragionamento logico per cui da questo dato ci tirate fuori quel meno 3 che potrebbe essere addirittura, non lo so io, a pari punti oggi, visto che ho vinto sta partita, a pari punti del primo in classifica, se mi dite una cosa del genere ragazzi io chiudo la serie e non la porto più, perché veramente, e Plus Valencia è primo a 45, Brognolis secondo a 44, Allegri terzo a 39, Temptation Island quarto a 37, Fossa delle Parmigiane quinto a 35, Brothers Beer 30, Asorca 29, Sindrome de Touré 27, io 25, Simmi e Chiufforte 17, dice quindi hai recuperato, ma io vi voglio far notare che ho praticamente 1699,5, io ho 1700 punti, c'ho uno dei migliori punteggi, uno dei migliori 4-5 punteggi di questo fantacalcio, e me ritrovo penultimo in classifica a 25, a meno 20 dalla vetta. Scrivetemelo, fatemi rosicare qui sotto nei commenti, a quanto dovrei essere di distacco dal primo posto? O dovrei essere a pari merito con la prima posizione in classifica? Se beccama la prova, dice uno se incazza, rosica e te credo, questi sono i risultati. Perché cominci a macinare nel momento in cui il campionato è compromesso per la sfiga.